Eyewear Concept Store sta a raccogliere un contenitore che vuole raccogliere le esperienze di un po' di anni, perché adesso posso dire che sono più di 30 anni che comunque faccio parte del mondo dell'ottica come protagonista, ma da prima ci sono nato. Questo è il risultato di uno sviluppo di diversi anni di incubazione di questo progetto, che voleva rivolgersi comunque intanto alle persone che comunque vogliono vivere un'esperienza, la customer experience, e dall'altra parte poter avere la possibilità di farlo vivere in un ambiente e in un luogo dove bisogna sentirsi ovattati. Quindi il primo trasferimento è quello di un contenitore che comunque sia accogliente, dove si trasferisce effettivamente la ricerca, il dettaglio, che non è solo legato al mondo dell'ottica, ma anche a quello che comunque è l'architettura in genere e tutto quello che effettivamente può riguardare anche l'arredo. E su questo effettivamente ho avuto un grande supporto da parte del nostro interior designer. Dall'altra parte invece c'è il valore, quello professionale, che invece ci porta ovviamente ad acquisire dati sempre con strumentazione altamente tecnologica. Oggi ho avuto la possibilità di collegarmi con l'industria 4.0 e quindi ho digitalizzato tutto quello che riguarda la presa della gradazione dell'occhiale per passarla dopo al come dato diciamo soggettivo su questo strumento, che dà un dato oggettivo, e dopo trasferire i dati a quello che comunque è il forottero digitale, che ci permette ovviamente di stare a distanza, quindi di lavorare in remoto, e quindi poter creare un protocollo di test che ci possono aiutare ad esempio anche a cambiare velocemente il valore in gradazione che va direttamente al forottero. Quindi tutti i dati e tutti i test che si possono svolgere tutto in touchscreen. Questo effettivamente velocizza e non fa altro che migliorare quello che è la performance e la presa di correzione della metropia. È bello, lo si può incrociare con quello che magari diventa un'esigenza visiva. Quindi le due cose possono oggi essere più strette, anche perché riusciamo ad avere risposte di materiale tecnologicamente avanzato, che dà sicuramente soddisfazione in campo sia estetico ma anche funzionale. Lavoriamo sul discorso dell'optometria comportamentale, quindi lavoriamo sul soggetto che deve muoversi nel suo spazio. Se si muove con un occhiale o una cornice che è tecnicamente fatta e pensata per contenere delle lenti oftalmiche, diciamo che il lavoro diventa sicuramente estetico, bello, funzionale e comodo. Questo è un obiettivo molto molto importante, quasi quasi diciamo credo che sia tra sogno e realtà, però credo che si sia avverato, e quindi ognuno di voi ha una piccola quota, se non una grande quota, quindi grazie a tutti voi. Grazie.